Pubblichiamo oggi sull'ex una legge sulle liste d'attesa. Ovviamente per ridurre le liste d'attesa, perché anche in Lombardia, nonostante la tanto decantata eccellenza del sistema sanitario lombardo, le liste d'attesa da noi sono insopportabili per il cittadino normale, quindi ci sono liste d'attesa che addirittura vanno a un anno e mezzo dalla prenotazione, cosa che cambia ovviamente se invece la persona paga di tasca proprio la visita, e questo secondo noi non vuol dire garantire una sanità equa e gratuita per tutti come dovrebbe essere, o quantomeno solo dietro il pagamento di un ticket. Quindi abbiamo voluto fare questo progetto di legge sull'ex, in cui proponiamo innanzitutto una riorganizzazione del centro unico di prenotazione, il CUP, perché adesso come adesso non ha molte volte le liste d'attesa di quelle che sono i privati convenzionati, e quindi non si sa, bisogna fare un po' la caccia alla prenotazione. Mettere a questo punto, una volta che la persona può prenotare, nel frattempo, intanto che aspettiamo appunto che ci sia questa riformulazione del CUP, mettere delle misure disincentivanti per chi prenota in più posti e non toglie la prenotazione. Quindi anche questo assistiamo purtroppo spesso: una persona prenota in 3 o 4 posti diversi, non disdice la prenotazione, e questo allunga, gonfia le liste d'attesa, cosa che è assolutamente poco onesta anche e poco attenta nei confronti delle altre persone. Vogliamo anche regolamentare l'attività professionale, l'intramenia, quella appunto intramuraria dei professionisti che lavorano nella sanità pubblica. Noi non possiamo regolamentare più di così, ma possiamo dire, perché è una legge nazionale, possiamo dire che comunque non deve essere per legge regionale maggiore l'attività dell'intramenia rispetto a quella invece fatta in regime di sanità nazionale. Vorremmo anche ampliare gli orari di visita, quindi anche per chi lavora per esempio e quindi non può andare a farsi visitare durante la settimana, quindi sabato e la domenica, e fare in modo che le apparecchiature diagnostiche funzionino almeno per 12 ore al giorno, perché noi sappiamo che invece ci sono delle apparecchiature diagnostiche per mancanza di personale, disorganizzazione, insomma bisogna fare in modo che queste apparecchiature diagnostiche, che molte volte costano davvero milioni di euro, funzioni e garantiscano esami in tempi accettabili. Abbiamo anche pensato di istituire un numero verde a cui le persone possono fare le proprie lamentele per quanto riguarda appunto le liste d'attesa. E tante persone mi dicono: ah, il numero verde non serve a niente. No, perché questo numero verde farà dei tabulati semestralmente che trasmetterà all'agenzia dei controlli. Perché un'altra cosa che vorremmo fare è intensificare i controlli sulle liste d'attesa specificatamente, in modo che non possano essere chiuse per poi esserne riaperte quando fa comodo a loro, per far vedere che comunque è tutto a posto se ci sono i controlli. Intensificare i controlli devono essere random, e quindi l'agenzia dei controlli deve sapere dai cittadini stessi, quindi controlli incrociati. Il cittadino denuncia che in quel posto le liste d'attesa non vengono rispettate. E che cosa succede? Che questo influirà sul punteggio e quindi su quello, sulla retribuzione ai direttori generali. Perché, come si sa, se li tocchiamo sul portafoglio, tutti si muovono, le persone si muovono se li tocchi su quello. Quindi, insomma, abbiamo cercato di intervenire come potevamo su tutta questa tematica, che è una tematica davvero molto sentita, molto sofferta soprattutto dai cittadini. Devo chiedervi però un favore: purtroppo per delle tempistiche, sapete che a breve dovrebbero esserci le elezioni, per delle tempistiche nostre di leggi interne, io dovrò depositare questo progetto di legge prima dei 60 giorni previsti per le osservazioni sull'ex. Quindi vi chiedo per cortesia di fare le vostre osservazioni
prima possibile, in modo che possiamo raccogliere e depositare il progetto di legge. Spero come sempre che siano numerose e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro davvero un buon lavoro e una buona giornata.